Ben ritrovati a una nuova puntata di Focus Talk Show, una trasmissione di approfondimento quotidiano della nostra emittente. Ospite in studio Antonio Rocca, presidente dell'Associazione delle Libere Professioni della provincia di Lecco. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito, un saluto a tutti e grazie anche per l'opportunità che ci date di far conoscere la nostra associazione. Ecco, partiamo appunto da qui, perché voi siete un'associazione che sta, diciamo così, che raduna tutte le libere professioni. Può spiegarci meglio un po' qual è il rapporto di questa associazione con gli ordini professionali e di cosa vi occupate? Sì, allora, gli ordini, innanzitutto vorrei fare una precisazione sul fatto che gli ordini professionali sono degli enti pubblici, non economici ma enti pubblici, quindi soggetti a vigilanza da parte del Ministero competente e quindi hanno delle norme ben precise che devono rispettare. A Lecco è una delle realtà, ce ne sono due in Italia, chiamiamole realtà virtuose, gli ordini da 31 anni fa, quindi nel 93, magari per esigenze banali, hanno deciso di mettersi insieme perché ci siamo resi conto che certe esigenze erano le stesse e lavorando fianco a fianco ci siamo resi conto che sicuramente l'Unione ci ha dato tanti vantaggi. Ad oggi la LPL, Libere Professioni Lecco, raggruppa 11 ordini, praticamente tutti gli ordini presenti sul territorio, che ho il piacere elenchiamoli perché sapete chi sono: l'Ordine dei Commercialisti, i Consulenti del Lavoro, gli Avvocati, i Periti Industriali, agronomi, ingegneri, farmacisti, architetti, geometri, notai e medici. E abbiamo iniziato un'interlocuzione anche con i veterinari e anche con gli infermieri, perché stiamo cercando di fare questa forza. Oggi LPL raggruppa questi 11 ordini, gli ordini sono assolutamente indipendenti, ma su alcune materie e su alcuni argomenti siamo sicuramente più forti se siamo uniti. Perché dico questo? Perché noi oggi come LPL rappresentiamo più di 6.100 iscritti, quindi sicuramente la massa critica è importante e fortunatamente riusciamo a raccogliere tante problematiche di professioni diverse e portarle all'attenzione del pubblico, della politica, delle istituzioni per cercare di risolvere i problemi. Quindi questo è quello che fa l'LPL. Stiamo parlando di qualche migliaio di persone. Insomma. 6.100. Certo. 6.100, noi abbiamo fatto un conteggio. Ce l'ho qui, un conteggio abbastanza banale, consideriamo che mediamente in ogni studio ci sono 4 addetti minimo, ciascuno di loro vive in una famiglia media di 3 persone, arriviamo in provincia di Lecco 73.000 persone. Sì, quasi un terzo più o meno. Che bene o male hanno come riferimento uno studio di professionisti, senza contare i clienti, le loro famiglie. E via dicendo. Okay. Innanzitutto parliamo dei servizi, quindi mettere insieme i professionisti significa appunto fornire loro servizi, in particolare di cosa vi occupate? Allora, noi a me piace dire che LPL è un'associazione di aiuto, e l'aiuto si svolge su più livelli. Abbiamo l'aiuto agli ordini, perché gli ordini, soprattutto ecco, non siamo ordini molto, molto grossi, abbiamo da enti pubblici rispettare norme su antiriciclaggio, privacy, tutte queste cose. Ovviamente se ogni ordine deve mettersi a studiare tutta la normativa è più impegnativo che non dare incarico a un soggetto unico che studia la normativa per tutti. Ovviamente non sono tutte uguali, ci sono delle differenze, sfumature, però intanto si riesce ad avere un vantaggio. Mi viene in mente ad esempio quando c'è stato il problema Covid, abbiamo dato incarico ad un tecnico per studiare il protocollo da utilizzare negli studi, quindi LPL ha dato l'incarico, studiato il protocollo che è stato diffuso a tutti gli ordini che l'hanno diffuso ai loro iscritti. Secondo punto, aiuto agli iscritti, noi facciamo degli interventi ovviamente tramite i presidenti degli ordini che ci sottopongono le problematiche che hanno gli iscritti e cerchiamo di andare a risolverle, facciamo degli incontri, abbiamo un tavolo tecnico aperto con l'Agenzia delle Entrate e Agenzia del Territorio, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti hanno rapporti con questi enti, se ci sono delle problematiche cerchiamo di intervenire per risolverle a favore degli iscritti. Abbiamo fatto degli interventi ad esempio sul tema della responsabilità dei professionisti per cercare di, non dico di limitarla, ma di delimitarla, quindi cercare di capire quando inizio la professione a cosa vado incontro e cosa sto rischiando.
Altro tipo di aiuto che diamo è un aiuto al territorio e quindi ovviamente noi abbiamo le nostre esigenze come professionisti e come ordini, ma a noi si rivolgono anche tutti i cittadini, dichiarazione dei redditi, qualcuno che deve fare una manutenzione ad un immobile, all'architetto, qualcuno che ha il problema legale si rivolge all'avvocato e quindi ovviamente noi siamo da collettore per tutte le problematiche, le esigenze anche dei cittadini. Ce ne facciamo carico, le portiamo come unica voce nei confronti della pubblica amministrazione e cerchiamo di risolverle, sia quelle dei cittadini, sia quelle delle aziende che magari hanno problema fiscale, hanno problema del trasporto, della viabilità, dell'assicurazione di queste cose, e quindi cerchiamo di aiutare proprio anche e soprattutto le aziende e i cittadini. Una volta si diceva che c'era un professionista, che non in famiglia e non in azienda c'era un professionista, ho scoperto che anche in ogni condominio c'è un professionista, giusto, perché oramai le norme meglio se non un avvocato si stanno evolvendo e quindi praticamente il professionista può aiutare, alla fine serve dappertutto. Diamo un aiuto alla politica e questo è un tema a cui tengo molto, perché fortunatamente a livello locale abbiamo avuto dei politici che ci stanno dando una mano. Devo dire che contrariamente a quanto avveniva tanti anni fa, oggi abbiamo una politica che è disposta all'ascolto, è disposta umilmente ad ascoltare i consigli. Cosa voglio dire? Voglio dire che il politico ovviamente quando viene eletto non può occuparsi di tutto e non può essere onnisciente e essere competente in ogni campo, però si trova a votare magari un provvedimento di cui non è a conoscenza a fondo. Fortunatamente i politici lecchesi, quando hanno una problematica che non conoscono, si rivolgono ad ALPL, ALPL identifica qual è l'ordine al suo interno, identifica qual è il professionista adatto, fa una relazione e viene data al politico, in modo che il politico possa scegliere consapevolmente. A volte poi queste istanze hanno successo, a volte meno, però noi abbiamo avuto a Lecco diversi interventi importanti, ne cito due. Uno è il limite, cioè società che sono soggette a revisione contabile. C'è stato un periodo in cui si parlava di limite alto, limite basso. Fortunatamente l'intervento di ALPL, il consiglio che ALPL ha dato a uno dei nostri politici locali che l'ha portato poi in Parlamento, il limite dei 4 milioni che oggi è vigente. Ci avete messo lo zampino. Cioè, diciamo che è nato all'eco, tra i 2 e gli 8 ci è sembrato ragionevole fare i 4, l'abbiamo portato ai nostri politici che sono alla fine è arrivato. Un'altra cosa che abbiamo fatto, anche qui l'eco compenso, cosa che riguarda solo noi, però anche di eco compenso si parla a livello generale. L'eco compenso interessa noi, ma interessa anche l'utente, perché certo, l'utente almeno sa. Ha un parametro, sa se il professionista sta dicendo una cifra manifestamente troppo bassa e quindi normalmente sintomo di bassa qualità, o magari è assolutamente fuori misura in alto. Con l'eco compenso il professionista è tutelato, ma anche il cittadino, l'azienda, tutti gli utenti sono tutelati. La legge dell'eco compenso, ne abbiamo parlato durante un incontro con dei politici, ci hanno detto, guarda, ci hanno fatto sapere che grazie anche al nostro intervento, ovviamente non riusciamo a fare tutto, però sicuramente qualche indicazione l'abbiamo data e poi gli esiti si sono avuti. Ultimo tipo di aiuto che diamo è quello alle istituzioni. Le istituzioni hanno un unico soggetto referente a cui rivolgersi, quindi ad esempio il comune che ha problemi magari o deve avere relazioni con gli architetti, con gli ingegneri, con gli agronomi, parla una volta sola con ALPL, raccoglie tutte le istanze, risparmiamo tutti il tempo, ma soprattutto c'è un confronto molto, molto più ampio per le competenze che abbiamo, direi, a 360 gradi, compresi in ALPL. Benissimo, quindi non solo un collettore di servizi per gli associati, ma anche un'associazione che fa da tramite con le istituzioni e con la popolazione per cercare di rendere tutto più semplice. Una curiosità, voi vi siete costituiti 30 anni fa circa, sì, quindi con 31. La nascita della provincia di Lecco.
Ecco, com'è cambiato da allora a oggi essere un professionista? Perché vabbè, immagino che le cose si siano enormemente, le opportunità siano stratosferiche rispetto allora, magari, ma si siano anche un po' complicate. Allora, sicuramente c'è stato un cambiamento molto molto importante. Credo che la prima cosa da sottolineare è che mentre prima i professionisti, oggi siamo 6.100, un per l'altro, vari ordini, sulla provincia a suo tempo erano molto meno. Io sono dottore commercialista e oggi i commercialisti sono circa 450, sono andato a vedere gli annali del 1980, tra ragionieri e dottori commercialisti ce n'erano forse un 120, quindi sicuramente il numero dei professionisti è aumentato, il numero delle aziende, che è il numero delle aziende, è calato. Okay, quindi questo è già un primo parametro, quindi la professione è un po' più difficile anche solo numericamente. È più difficile perché le norme si sono complicate, questo non c'è bisogno che lo dica io, è una cosa piuttosto evidente a tutti, direi. Oggi qualsiasi cosa devi fare, devi rispettare molte, molte più norme. Mi permetto di dire alcune poco utili, che però mettono dei problemi, e quindi mettono dei problemi e aumentano ovviamente le responsabilità del professionista, a cui ovviamente il cittadino si rivolge e si aspetta di avere una certa sicurezza. Anche per questo stiamo cercando di capire di qual è il limite della responsabilità dei professionisti. In tempi di crisi, ovviamente, le tariffe, ovviamente il cittadino, l'impresa disposta a pagare di meno, in momenti di più espansivi fa un po' meno conto a quanto sta spendendo, quindi questo è... Quindi c'è una maggiore attenzione ultimamente. Sicuramente, ma è normale, insomma, è normale e credo che sia anche giusto. Okay. Poi c'è l'impatto della tecnologia. Io mi sono domandato, ma se avessi avuto questa tecnologia 20 anni fa, quanto tempo ci avrei messo a fare una dichiarazione dei redditi? Ci avrei messo probabilmente un ventesimo del tempo di quello che ci mettevo allora. E allora come mai oggi sono ancora più in ritardo di prima? Domanda. È evidente che ci sono tutta una serie di adempimenti in più, alcuni sicuramente utili, ma tanti purtroppo che secondo me hanno poca o nulla utilità, che però bisogna svolgere, e quindi è molto più impegnativo. Poi sicuramente le professioni, secondo me, danno una possibilità di sviluppo, sia a parte quello economico, che comunque ovviamente non ci si lamenta, ma danno una possibilità di sviluppo intellettuale, di rapporti con le persone, di tanti contatti che secondo me sono molto importanti, e anche, io dico, un orgoglio di essere professionista, perché sto portando avanti qualcosa di mio, sto dando una mano e ho la soddisfazione di avere persone che si fidano di me, perché quando qualcuno si rivolge a professionista perché si fida, e questo secondo me è una cosa impagabile e è veramente una grossa soddisfazione dal mio punto di vista. Senta, come età media degli iscritti, perché c'è una grossa riflessione che sta venendo avanti in diversi settori, non solo in quello delle libere professioni, ma a 360 gradi nel mondo del lavoro, il famoso ricambio generazionale. Oggi consiglierebbe a un giovane di intraprendere la libera professione con tutti i rischi che questa comporta? Ci sono dei benefici senza ombra di dubbio, ma anche tanti rischi? Io direi di sì, nel senso che comunque... Io parlo della mia professione, le altre le conosco meno. È una professione comunque affascinante perché ci sono tanti aspetti. L'importante, secondo me, oggi è cercare di capire qual è l'aspetto che mi interessa. Ad esempio, il commercialista può occuparsi di fisco, ma non è detto che si occupi solo di fisco come tante persone credono. Può occuparsi di economia d'azienda, ma non solo di questo. Può occuparsi di contabilità industriale, ma non solo questo, può occuparsi di finanza, ma non solo questo, può occuparsi di tutta la parte della responsabilità sociale in impresa, una cosa che sta nascendo abbastanza recente, ma è un altro degli aspetti in cui il professionista è importante, deve esserci. Quindi io credo che nel momento in cui ci si specializza su un settore, ormai non si può più fare di tutto. Nel momento in cui ci si specializza e si diventa competenti in quel settore, secondo me la professione dà ancora molte soddisfazioni.
sia economiche, ma non, ripeto, non è solo quello, soprattutto le soddisfazioni personali. Certo, bisogna un po' guadagnarsela la professione, però immagino, non è la strada semplice, allora, al netto dello studio, dico. Allora, il nostro allora gli ordini, cosa fanno gli ordini? Garantiscono, sicuramente garantiscono una qualità della prestazione. La garantiscono come? Innanzitutto, per essere iscritti agli ordini bisogna avere un percorso scolastico ben definito che altre associazioni o altri enti non hanno. Bisogna fare un periodo di tirocinio presso un altro professionista più anziano, bisogna superare un esame di Stato che non è sicuramente all'acqua di rose, semplice, ma normalmente è piuttosto, se non molto, impegnativo. E poi l'ordine ha il dovere di vigilare sul comportamento deontologico del professionista. Formazione, uno degli obblighi dei professionisti, oramai esteso a tutti gli iscritti, sì, di tutti gli ordini, la formazione continua. Questo sicuramente è impegnativo. Sento spesso dire che le professioni hanno una barriera all'entrata. Mm. No, questo per me oggi come oggi non è vero, perché ci sono... Parlo sempre del commercialista o anche di, confrontandomi ovviamente con gli altri professionisti, è una problematica che c'è negli architetti, negli ingegneri, la difficoltà di trovare dei praticanti. Oggi le barriere all'entrata, se non è, barriere sono lo studio, l'impegno, punto, e la voglia di fare. Nel momento in cui un giovane si approccia al mondo della professione e chiede di poter essere ammesso a fare la pratica, sicuramente tempo zero un posto lo trova. Sicuramente, a differenza di quello che accadeva anni fa, si percepisce anche un compenso che non è da buttare via, non è un compenso da fame, perché oramai è così, cioè oramai anche i compensi dei praticanti si sono sicuramente alzati e sono dei compensi, direi, dignitosi. E quindi sicuramente il giovane che vuole approcciarsi alla professione non fa fatica. Insomma, ci voglia di fare, solite regole. Solite purtroppo, regole. Cioè, sì, purtroppo. Magari è una cosa banale, però è così, è così. Cioè, noi stiamo cercando, cioè, sento una delle lamentele delle problematiche, non delle lamentele, dei colleghi di tutti gli ordini è: cerchiamo un giovane da inserire. Quindi da crescere. Il giovane ha la possibilità di entrare, studio, impegno e responsabilità. Perché certo, il professionista comunque è abituato ad assumersi le proprie responsabilità. Certo, e quindi, altrimenti ecco, è un altro dei requisiti fondamentali per poter fare professionista e essere disposti ad assumersi le proprie responsabilità. Ecco, dopo questa riflessione che riguarda un po' le prospettive del mercato del lavoro e dell'occupazione, lei ha sottolineato che comunque la vostra associazione ha anche un ruolo, diciamo così, politico, cioè contribuisce al dibattito e alla crescita del territorio. Ecco, da questo punto di vista, come giudica quello che sta succedendo, non solo nella vostra associazione, ma più in generale in quello che si chiama sistema Lecco, che ahimè va un po' da una parte e un po' dall'altra, dopo questa battaglia di 30 anni fa per la costituzione della provincia, adesso insomma siamo in un momento in cui la parola d'ordine è aggregazione. Voi cosa ne pensate? Allora, intanto preciso che la nostra è una situazione politica ma apartitica. Chiaramente. Quindi noi siamo aperti a tutte le idee che ci sembrano buone e di buon senso. Okay? Quindi noi parliamo con tutti i partiti e sosteniamo le idee che a nostro avviso sono buone e di buon senso. Per quanto riguarda il sistema Lecco, il sistema Lecco ha avuto una grossa frattura nel 2015, io sono stato anche un po' coinvolto in questa fase, quando c'è stata la querela sulla nomina del Presidente della Camera di Commercio. C'è stata una frattura fra le associazioni, frattura che purtroppo ha portato a una debolezza nel momento in cui la Camera di Commercio di Lecco ha dovuto fondersi, non è stata una vera fusione, comunque ha dovuto unirsi con la Camera del Commercio di Como. E qui c'è stato un vuoto da parte delle chiesi, perché erano abbastanza discordi tra di loro, e io dico giustamente il Comasco si è un po' approfittato di questa situazione. La tendenza
e ovviamente quello che tutti ci auguriamo, io sono il primo, è che non esista più questo dualismo Lecco-Como, cioè l'unione a mio avviso fa la forza. A Lecco mi sembra che queste discussioni si siano sopite, che si sia trovata una nuova unità di intenti, e mi auguro che tutto questo ci porti a poter ragionare e discutere con l'altro ramo del Como a livello pari, perché così deve essere. L'idea è quella che tra il prossimo mandato non ci sia la differenza Lecco-Como. Noi come professionisti abbiamo un rappresentante, un consigliere in Camera di Commercio, ragionevolmente cosa è successo? Il presidente sarà di Como? Bene, rappresentante delle professioni, mettiamocelo di Lecco. Tempo di discussione, un secondo. Secondo mandato, presidente Comasco, presidente Lecchese, rappresentante delle professioni, Comasco, senza neanche perdere un secondo di tempo. Insomma, la teoria dell'alternanza. Attendere sarà uguale per tutti. E noi, come professionisti, abbiamo già iniziato anche con i professionisti comaschi un'interlocuzione, perché ci piacerebbe cambiare il nome, non associazione ALPL, Associazione dei Professionisti Libere Professioni Lecchesi, Associazione Libere Professioni dell'Ario. Beh, questo un segnale di unità, insomma. Ma sicuramente perché è così che stanno andando gli eventi, così che sta andando il mondo, e ci sembra sciocco stare a discutere su questi campanilismi, perché poi alla fine sì, magari pur con sfumature, però insomma, abbiamo esigenze diverse sicuramente, però non è detto che siccome tu stai bene io debba star male, tu stai bene, starò meglio anch'io. Beh, tutto sommato è un po' quanto è emerso anche dallo studio promosso da Confindustria, unendo anche la Valtellina, anche Massa Critica. A noi sarebbe piaciuto avere anche Sondrio, ma a suo tempo Sondrio, sto parlando di Camera di Commercio, aveva delle norme diverse perché era paese di confine, frontaliere, quindi ha preferito, pur con tutti i limiti, limiti dimensionali che ciò comporta, ha preferito prendere un'altra strada. Attendere, io spero che lo studio Como, Lecco, Sondrio si uniscano su tutto. Questo deve essere secondo me il destino, perché qui ci affacciamo tutti sul lago, le esigenze sono le stesse, la viabilità, ahimè, condivisa, è la stessa, cerchiamo di sfruttare tutto al meglio, tutte le nostre sinergie. Bene, quindi i professionisti faranno la loro in questo cammino che è sicuro. Sì, è un po' difficile, ma è auspicabile. Sì, ma è quello che deve essere, ecco. Secondo me. Bene, allora la prossima volta che sarà ospite speriamo di avere qualche dato concreto in più rispetto a questa comunanza di intenti che farà bene sicuramente a tutte e due le sponde dell'Ario. Io ringrazio Antonio Rocca della sua presenza, delle riflessioni che ci ha dato. Grazie a voi e dell'invito. Vediamo appunto cosa succederà, almeno nell'immediato con la nuova giunta della Camera di Commercio, poi vedremo. Grazie ancora. Grazie, arrivederci a tutti, grazie.